Non avremmo mai pensato di vedere in curva nel Palasport Elio Pentassuglia la preside Rita De Vito e il presidente della New Basket Nando Marino, ma la causa è nobile e importante, l'inagibilità del Ferraris, un problema del quale tutti parlano. Qual è la situazione, preside? La situazione è che io spero nel pomeriggio, intorno ad un tavolo di lavoro, l'ultimo, l'ennesimo, ma mi auguro l'ultimo in prefettura, alle ore 16, si possa veramente addivenire ad una soluzione, perché noi ad oggi siamo ancora, ecco, diciamo, per strada, per quanto i ragazzi stiano apprezzando questa didattica alternativa. Io devo dire che da quando è cominciata questa disavventura barra avventura, perché poi, come in tutte le situazioni negative, c'è sempre un risvolto positivo che noi cerchiamo di cogliere, l'aspetto positivo è che la cittadinanza, l'associazionismo, il volontariato, la gente semplice e comune si è stretta anche intorno a noi, esprime la propria solidarietà. Però a questo punto il dottor Marino è stato forse il primo dei privati a tenderci una mano, a fare qualcosa di concreto, invitandoci oggi ad assistere all'allenamento della prima squadra. Una lezione specialissima nel Palasport, un incontro con il mondo della scuola che sottolinea la grande sensibilità del presidente della New Basket. Non c'è solo lo sport, c'è la società con tutti i suoi problemi. Infatti l'ho sempre detto, lo continuerò a dire e a fare, lo sport, questa squadra, questo movimento cessistico deve aiutare anche a crescere la città, essere vicina nel sociale, essere vicina alle problematiche della città, e di fronte a un problema come questo non potevamo esimerci da dare il nostro contributo, che mi auguro sia fattivo anche per l'opinione pubblica che stiamo creando in questo momento, ma soprattutto per la bella giornata che i ragazzi mi dicono abbiano passato. Mi ha emozionato molto l'ovazione che ci hanno fatto all'ingresso nel palazzo, e mi farebbe piacere invitarli alla prossima partita tutti insieme, perché sarebbe veramente una cosa meravigliosa. Però purtroppo la struttura non c'è molto posto, cercheremo di fare dei gruppi e poterli accontentare. A quanto pare avete tutti e due problemi logistici, attivo ancora il Palasport per nostra fortuna, non è attiva invece la scuola? No, la scuola assolutamente, almeno la struttura, il primo nucleo costruttivo della scuola ormai è chiusa, siamo in attesa che venga cantierizzato per l'inizio dei lavori. La zona nuova, quella che ha accesso da via Leucio, è ancora utilizzabile previo un intervento di adeguamento dell'impianto elettrico, e quella, diciamo, è per adesso, insomma, il nostro unico presidio dove poter ipotizzare di continuare a far scuola, perché ad oggi altre soluzioni come la frammentazione su altre sedi della città che è stata proposta dalla provincia non è assolutamente attuabile come soluzione. So che grazie alla mediazione cordialissima e utile del dottor Nando Marino siete riusciti a mettervi in contatto anche con il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Che cosa vi ha detto? Io ho parlato proprio qualche minuto fa con il governatore Emiliano e devo dire che, insomma, lui era all'oscuro di tutto. Questo è gravissimo per un'istituzione, anzi per le istituzioni che in qualche maniera, lì dove magari per insomma, impossibilità, diciamo così, di poter agire e risolvere un problema, devono necessariamente interfacciarsi anche con altri enti anche gerarchicamente superiori. In questo momento il governatore Emiliano mi ha garantito il suo intervento immediato, anche perché io ho sollecitato, insomma, una presa di coscienza e una presa in carico del problema. E oggi pomeriggio, proprio in virtù del fatto che questo pomeriggio assolutamente noi dobbiamo raggiungere una soluzione. Io continuo ad affermare e a sostenere sin dall'inizio che noi in città abbiamo una soluzione, che è l'ex istituto Fermi, che è una struttura attualmente vuota e che può accoglierci tutti e quindi tenere ancora una volta insieme i ragazzi dell'Ipsia Ferraris e conservare la propria identità. Presidente Marino, il messaggio dell'uomo, del padre, dell'imprenditore, dell'uomo di sport a questi ragazzi? Ah, una soluzione immediata, mi auguro a questo tavolo di oggi pomeriggio si possa arrivare a una conclusione. Il governatore Emiliano ci ha detto che sarà parte attiva di questa soluzione, ma sono convinto anche che il prefetto, il presidente della provincia e tutti coloro i quali possono e vogliono risolvere questa problematica lo faranno, perché non far andare a scuola dei ragazzi in questo momento è una responsabilità che nessuno di loro può prendersi.